Patrizia e, come diceva Michela, sono fotografa artista. Mi occupo molto dei diritti umani, civili, sociali e ambientali e quindi quando sono stata invitata a partecipare a questo convegno, che è lo sguardo diverso al mondo femminile, ovviamente per me è stato importante perché cioè, è un titolo appropriato a noi fotografi, cioè il punto di vista è la nostra stella polare perché noi abbiamo questa ricerca nell'animo di spostarci in diverse angolazioni e vedere le cose da diverse angolazioni. Abbiamo una sensibilità che ci differenzia anche da quelli che io chiamo diversamente sensibili, che possono, uno pensa anche ai paparazzi, no? Però fondamentalmente sì, anche loro fanno ricerca. Se non fosse per loro non avremmo dei documenti storici, non avremmo la dolce vita. Io sono di Roma, quindi insomma, penso a Barillari e alla Dolce Vita. Sono sensibilità diverse, quindi molti vengono dal reportage e io invece, e quindi diciamo che documentano la realtà, io invece la realtà cerco di trasformarla per fermare le persone. E farle riflettere, fargli porre delle domande, cioè le mie foto devono in qualche modo far sì che chi ci si trova di fronte, sì, magari è attratto, però sostanzialmente si faccia delle domande e poi possa dare delle risposte. Lapides è il titolo del mio lavoro contro la violenza sulle donne e vorrei leggervi l'incipit di questo lavoro. Lapis, lapidis. Pietra, terra, natura, donna. Bellezza ed energia suggeriscono la strenua resistenza contro chi tenta di sopprimere il pensiero. Le pietre, scagliate per paura della bellezza, sono le stesse che trasmettono la forza di lottare. Le pietre brillano, i fantasmi volano, la luce e l'anima vivono di libertà. Ora, perché voglio portarvi questa esperienza? Io vorrei porvi una domanda. Quando siete di fronte al televisore, al telegiornale e vi arrivano le immagini di guerra o dei bambini, quali sono le vostre sensazioni? Qual è la prima, poi la seconda sensazione che avete, emozione che provate? Pensate a Kabul, che è uno degli ultimi momenti storici che abbiamo passato e che non finiremo di passare. Qual è stata la vostra sensazione, la vostra emozione? No, vi prego di rispondermi, cioè, nel senso, pensateci un attimo, mi fa piacere se rispondete così. Vi faccio entrare nel percorso della fotografia, del messaggio. Tristezza. Tristezza. Rabbia. Rabbia. Paura. Paura. Ingiustizia. Ingiustizia. Frustrazione. Frustrazione. Ok, più o meno. Sono le emozioni che proviamo tutti. Io né in sequenza ce le ho: sgomento, impotenza, dolore, rabbia. Cioè, sono queste le cose che ci muovono. E la stessa cosa succede quando vediamo annunciato al televisore un femminicidio, una violenza o la perpetuazione di violenze. E non è così, abbiamo lo stesso, diciamo, no, modo, però è una cosa che questa può succedere a me, può succedere a te,
cioè può succedere a una di noi più che ad altre persone, quindi rivolto al femminile. L'altra cosa che vi voglio chiedere, quando vi trovate di fronte a queste immagini, perché a me è successo, non vi viene voglia di allontanarvi? Di non aver saputo proprio, preferivo non sapere, quasi per un attimo istinto, preferivo non sapere. Esatto, perché il dolore ci fa fuggire. È insostenibile, è qualcosa che noi non possiamo tenere, non possiamo guardare fino alla fine. È impossibile. Quindi, perché vi sto facendo fare questo piccolo passaggio? Perché sostanzialmente per poter io raccontare un lavoro fotograficamente, perché è ovvio, la fotografia è diversa, no? Da uno scritto dove uno può immaginare qualsiasi cosa. Io dovevo per prima cosa togliere tutto ciò che fosse didascalico e ci allontanasse dalle immagini. E io sono fotografa, quindi devo fare esattamente il contrario. Cioè, allora ho detto, ok, io devo attrarre dalle immagini, devo per fermare come posso fare a fare questo. È ovvio che se il negativo, quindi se la didascalia, se l'immagine forte ci allontana, devo cercare un'immagine bella, la bellezza. Allora, se riusciamo Posso tirare un po' un attimo a vedere, adesso vi faccio qualche esempio del mio lavoro, se si vede. forse sui cellulari. Ah, in ogni caso, se cercate Lapides di Patrizia Dottori, immagini su Google, avete un'idea? Forse è più semplice se, ecco, questa è una delle foto, grazie. Sì. Ci do un momento. No, ah, lascia, sì. Vedete questa foto? Ok. No, no, volevo andare avanti. Qua, no, sta qui la freccia è qui, Perché però l'ha ingrandito, quindi bisogna chiudere. Però se vuoi venire di qua, ti lasciamo di no, fare. no, Devi tanto venire poi più adesso la voglio spinto. mettere, eccolo qua, aspetta. Però adesso Devi venire un po' più spingere. devo andare sotto per andare, ah, ecco. Ups. Adesso faccio la prima, eccola qua. Devi andare in senso inverso. Ok. Allora, cosa vedete su queste, adesso, su questa immagine? Molto Prima semplicemente. cosa che si vede è il vestito, sicuramente spicca. Vestito fucsia. Sì, le pietre. E che sensazione avete guardando questa immagine? Vi attrae o vi respinge? Entrambi, no, lo spingono. Però può nel rigido perché c'è cioè, la prima cosa che ti viene da dire è chi ha lasciato lì quel vestito, perché? Cioè, pone una domanda, però non, né mi attrae né mi spinge. Ok, quindi qual è il senso? Allora, il vestito fucsia, il fucsia e non il rosa, tanto per essere nel nostro tema, il fucsia è il colore rappresentativo di molte associazioni a protezione, a tutela delle donne dal Messico all'India. Anzi, quelle indiane devo dire che proprio vanno in giro ad uccidere gli uomini. Che, sì, c'è un'associazione. Sì, sono veramente, sono tremende. Subito dopo che ho fatto questo lavoro, ho scoperto che c'era questa associazione
E loro, per salvare le donne, dovevano uccidere i mariti, perché sennò non ce l'avrebbero fatta. Questo in India. E in Messico non succede, quindi siamo più tranquilli. Quando quindi, se uomini, state State più tranquilli, tranquilli. qua tantomeno, quindi succede il contrario. Quindi io ho preso questo vestito e l'ho portato con me e l'ho adagiato nei posti. E nei posti che vedete sono posti desolati, no? Quindi sono belli, sono attraenti, è attraente il vestito, ma poi sostanzialmente diciamo, la seconda sensazione è un po' di tristezza, no, Anche per il colore dell'acqua. anche per il colore dell'acqua in questo caso, cioè, l'altro è il vestito appeso sugli alberi. Certo, rimanda, richiama, diciamo, qualcosa che non c'è. E qua vorrei, ed è per questo che io e lei, che siamo molto amiche, poi camminiamo parallelamente, perché lei parla dell'assenza nella sua introduzione. Per me questa è l'assenza nel mio lavoro. L'assenza. Questo vestito è una donna, ma questa donna, quindi. Per donna intendo un gesto, intendo il sorriso, intendo il pensiero, intendo la sua vita, il suo corpo, ovviamente. E adesso non c'è, quindi questo vestito rappresenta quel sorriso che non c'è, quella vita che non c'è, quel corpo che non c'è. È un'assenza. Lavorare sull'assenza non è facile. Perché, è sempre in parallelo a Mila, perché è come dire, il presenzialismo nostro di donne, o comunque la nostra presenza a prescindere, è un arricchimento per tutti. Il presenzialismo, che diciamo è quello che a volte, come posso dire, fa arrabbiare un po' qualcuno, perché viene il possesso, il controllo, arrivano, diciamo, tante cose che nella nostra mentalità oggi, nel 2020, di donne abbiamo un po' superato, un bel po' superato, anche se purtroppo non del tutto. E quindi ci troviamo a confrontarci con una rabbia incontrollabile che è provocata dalla nostra bellezza. La bellezza intendo ricchezza come donna, come persona in generale, quindi e come donna. La bellezza spesso fa paura e la paura porta a rabbie incontrollabili. Io nel fare questo progetto, e per questo vi invito a fare anche degli esempi pratici per voi, cioè per ognuno di noi, perché la difficoltà qual è? Quella di fare delle cose, di dire non siamo stereotipi, ma è anche vero che noi rientriamo a volte perché non ci rendiamo conto perché la nostra educazione, perché la nostra società, perché il mondo, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo queste difficoltà. Ma se ognuno di noi oggi lavorasse con un punto di vista diverso, che in questo caso è l'assenza, quindi si sottraesse alla giornata, diciamo, di quello che si fa tutti i giorni, dallo stand del bucato a fare la cena, il pranzo, la colazione, quello che è, si sottraesse per dedicarsi del tempo fuori a se stessa e alle amiche, ad altre cose, quando non lavora. Questa assenza risulterebbe nostalgica. Come posso dire, cioè, per chi ci ama veniamo a mancare, per chi ci odia possiamo solo che suscitare rabbia.
Quindi noi ci misuriamo con questa assenza e con questa presenza. Ed è proprio questo il senso con il quale io voglio, con questo lavoro, poi ci sono molte altre foto, però non è tanto importante il lavoro, è come arrivarci e come ogni volta che ci troviamo di fronte a una sfida, noi dobbiamo trovare un punto di vista diverso. Questo ci concede, ci permette di trovare un'altra strada. Per quanto mi riguarda, l'Abides nel mio lavoro è la risposta a un diritto negato. Perché è il mio lavoro, cioè quando io mi sono, sento quello che accade. Sì, ho le stesse paure, le stesse emozioni che abbiamo tutti noi che siamo qui. Ho detto, voglio fare qualcosa? Bene, devo affrontare da un altro punto di vista. Vi chiedo di farlo anche voi, nel senso piccoli esercizi, veramente piccoli esercizi. Che vi servono come spunto per cercare un'altra angolazione e vedrete che avrete un piccolo aiuto per voi stesse, cioè per voi stessi, per tutti e per chi vi sta intorno, perché siete più fermi, più coerenti, perché potete ritrovare quella parte che spesso tendiamo a nascondere e che fa. Diciamo che collude poi inevitabilmente in altre occasioni con chi non vorremmo colludere. Quindi io dico che l'Abides è la stella che brilla, è quella del nostro cammino, ma anche della nostra rinascita verso un mondo migliore. E questo è. Yes.